una settimana. Dai, è tutta acqua. Ma sì, è tutta acqua e roba da bere. Prima aperitivo. Alziamo alle 4:30. Me ne vado in Messico, ma senza muovermi da qui. Relax, mangio sushi e qua con te. No better way. Non esco mai di venerdì. È il primo giorno, siamo a Cala dei Sardi e fra poco si parte per la nostra settimana in barca a vela. Oggi danno 20-25 nodi di vento, per cui andremo verso sud, verso Tavolara, in modo da essere un pochettino più riparati dal vento. E probabilmente passeremo la notte in rada. Finalmente siamo partiti! È una settimana di vento abbastanza deciso. Adesso ne abbiamo 25. Questo qua è il gatto morto. E se no, con questo, tutto questo vento non si sente niente. Primo giorno di navigazione, non ci prendiamo un po' di acqua. Siamo contenti. Siamo approdati a Tavolara. Ma si chiama Tavolara perché? È a forma di tavola. Ah, ok. Buon appetito! Cosa che è di buono? Il cicciolito! Sbam! Le boom! Non riuscito! Le boom! Senza boom! Stasera al tramonto c'è anche l'arcobaleno, sta piovendo sopra di noi, il cielo è completamente sereno. Porto San Paolo, adesso partiamo verso Porto Rotondo, cerchiamo di arrivare in porto prima che arrivi il brutto tempo, perché oggi danno acqua da 1 in poi e 25 nodi di vento, quindi meglio essere in porto prima che arrivi il brutto tempo.
Sono buone le cozze. Pecione. Buongiorno. Oggi finalmente è una bella giornata. Siamo qua a Porto Rotondo e oggi andremo verso la Maddalena. C'è un po' di vento, ma vabbè. Adesso abbiamo reso il conto dello skipper. Ho dato il timone a Daniele Gomiero nel tratto di mare insidioso. Là. Nel passo delle bisce. E siamo entrati in Arcipelago Maddalena, abbiamo trovato due Salona 34 francesi. E uno era davanti a noi, l'altro era lì lì, gli abbiamo dato la merda. Siamo pronti per l'ultimo porto. L'ultimo aperitivo. No, che ultimo aperitivo? L'ultimo aperitivo, l'ultimo porto. L'aperitivo in porto. L'ultimo porto. Sarà venerdì. Però l'ultimo porto del nostro giro. Adesso andiamo a farci un giro per la città. Ehi, dove andiamo a mangiare stasera? Andiamo a Lucampo du Pastori. Du Pastori. Mangiare cucina tipica fatta. Cosa vorresti dire che non mangi salumi? No. Cosa strana. Un piattone. Spam. No, cinghiale. Siamo in uno dei tratti di mare più incazzosi d'Italia quando c'è mare e vento forte. Oggi è una giornata abbastanza tranquilla con 13-15 nodi, il mare è poco mosso, siamo andando verso
Santa Maria Budelli, passeremo dalla parte nord di Budelli per andare in una rada che si chiama Porto della Madonna. Dovrebbe essere meno frequentata che stare a sud, perché ci arrivano tutti questi barconi di turisti. Poi faremo le bocche dal lato nord e gireremo dietro Caprera. È una zona che non va sottovalutata, perché quando entra vento forte si fa davvero cattivo, però in questi due giorni è andato a calare, abbiamo preso già 20, 22 nodi, 25 a tavolare nei primi giorni. Stiamo tranquilli. Siamo tranquilli, abbiamo fatto un po' di esperienza. Ci training. Ci sembra adesso di essere proprio tranquilli. Qua abbiamo fatto le scuole, io e Sara, io ho fatto 2 anni al centro medico Caprera, Sara ha fatto il corso, Daniele è la sua terza esperienza in barca. Massimo 15-20 miglia al giorno e dai, ci possiamo dire che siamo soddisfatti di questa settimana. Sara è sempre in attesa dei delfini, non ce ne sono. Di navigazione, la giornata è appena cominciata, andiamo verso Mortorio. Giusto una barchetta da 800 milioni? Tristi. Comunque, salute. Cin. Bella vacanza, tutto bene, qualche finisce bene. E via.